liceo scientifico De Giorgi e il liceo che coniuga una formazione abbinata alle nuove tecnologie, ma anche una formazione solida dal punto di vista dei contenuti. La scelta che è stata fatta negli acquisti, grazie al PNRR, sono andati su due direttrici, quella della classroom e quella dei laboratori, labs. Per i laboratori abbiamo avuto modo di rifare, aggiornare i due laboratori di informatica, essendo la nostra scuola, il nostro liceo, divisa su due sedi. Quindi abbiamo ricreato due laboratori gemelli. Frequento questa scuola da ormai 5 anni. Mi è capitato più volte di fare delle attività in questo laboratorio. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo sperimentato l'utilizzo della realtà virtuale, tutto in maniera molto rudimentale. Grazie ai fondi del PNRR, adesso, con l'acquisto anche di nuovi visori, nuova attrezzatura, siamo in grado di sperimentare al meglio questa nuova realtà. Tra i vari corsi extracurricolari ho avuto la possibilità di aderire anche a quello del giornalino scolastico. In particolare, grazie ai fondi del PNRR, abbiamo anche la possibilità adesso di riuscire a migliorare e ad arricchire tutti quegli strumenti di audio e video che ci permetteranno poi di migliorare anche la gestione dei podcast e della web radio. Abbiamo comprato dei visori che possono essere utilizzati anche per la didattica delle materie umanistiche. Per il progetto Classroom invece abbiamo puntato su tutti quei software che possono essere utili a una didattica ordinaria curriculare, pensando anche all'utilizzo dei visori o software che possono essere utili anche a una didattica più inclusiva all'interno delle singole classi. Noi usiamo molto la didattica Classroom, la tecnologia che sicuramente accelera anche i processi dal punto di vista educativo, ma anche nel lavoro in classe e anche in quella a casa, permettendo di avere una comunicazione diretta con gli insegnanti in caso di difficoltà, ma anche di poter utilizzare il materiale multimediale, poter anche consegnare i compiti in modo più facile, permettere anche agli insegnanti così di correggerli e quindi di avere subito un feedback anche nel giro di poche ore o se non il giorno dopo. L'utilizzo delle tecnologie sicuramente ha permesso di fare dei lavori molto particolari, soprattutto stimolanti, come esempio un giornalino scolastico o le presentazioni, la creazione anche di mappe digitali. Garantire agli studenti attraverso questa opportunità di rinnovare le apparecchiature credo che sia stata la scelta migliore ai fini delle competenze che noi cerchiamo di dare ai nostri studenti. Sicuramente il PNRR aiuterà tutte le scuole italiane ad implementare la tecnologia, quindi dando una possibilità agli studenti di avere una formazione completa a tutto tondo.